Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale del weekend di AWGFS Radio 1 di Stabradio. Come di consuetudine, come ho detto dal titolo del TG regionale, c'è il meteo che si prevederà tutto il tempo per il weekend e inizio della prossima settimana. Ma prima di tutto andiamo a vedere le notizie della nostra regione. Lavoro nero, evasione per 3.000 euro, ben 437 dipendenti pagati con rimborsi spese. Operazione della Guardia di Finanza di Gorizia, la società Isontina aveva sedi anche a Monfalcone e nelle province di Pordenone e Treviso. Oggi la nuova giunta regionale, c'è l'accordo tra Fredriga e Riccardi sulla sanità. La decisione arriva nella notte dopo ore di trattative, oggi alle 15, con la conferenza stampa del neo presidente del Friuli Venezia Giulia. Attraversamenti a piedi nell'autostrada, travolto e ucciso da un'auto. Traffico in A4. La denuncia di Striscia la Notizia. Cani cresciuti ed educati ad essere violenti. A Pordenone, scontro tra due auto, una si ribalta e il conducente ferito resta incastrato. È successo questo all'incidente in via San Valentino, il bilancio è di due persone ricoverate in ospedale in condizioni non gravi. Una notizia appena arrivata in redazione, lascia il posto in banca e diventa architetto del verde. È Gabriele Meneguzzi, direttore artistico di Land Art, opere create esclusivamente con elementi della natura. Nord-est economia, di Friuli in assemblea, il 2017 chiude con 6,2 milioni di euro di utile. Prima le botte, Paolo Stalking, 26enne, condannato a 3 anni. La pena patteggiata da un giovane che con un amico, condannato a 20 mesi, bruciò l'auto del genitore della ex. Vigili del fuoco allo stremo, ne mancano ben 150 in Friuli Venezia Giulia. A Udine Pordenone la situazione col minor organico e un parco macchine vestuto. Richiesto l'intervento del Ministero. Divano a fuoco in una casa a Remanzacco, muore intossicato un cane. È successo in via De Canutti, fatali all'animale le esalazioni causate dalle fiamme, da accertare le cause del rogo. Altra notizia, questa, scontro tra scooter e auto nella provinciale, muore un motociclista, l'incidente sulla strada provinciale 60, il mezzo su due ruote ha impattato violentemente contro una Dacia Sandero. Auto contro moto, grave un insegnante nel Cavazzo Carnico in terapia intensiva a Udine, Tiziana Mara, 59 anni, di Arta Terme, madre del delta planista Suan Selenati. Berlina tampona un autobus della SAF, illesi i passeggeri. Incidente alla acciaierie venete, indagati anche i vertici della Daniele. Un accolato di acciaio fuso ha investito domenica scorsa alle 7.54 operai al lavoro nel stabilimento di via Francia a Padova. Altre notizie da Pordenone, investe una bambina e fugge, scoperto e denunciato il 9 maggio in via Cabuzzini, la piccola dei 4 anni. La polizia stradale ha indagato un 41enne di Porcia ed ecco come rischia. Andiamo invece a vedere il meteo, che sarà molto interessante perché nella nostra regione da domani e dopodomani passerà nel il Giro d'Italia, numero 101esima edizione. Ma andiamo a vedere la situazione generale. L'anticiclone delle Azzorre tende ad espandersi verso la Scandinavia, mette in quota sul nord Italia e permetterà aria piuttosto fresca che mantiene condizioni di instabilità. Andiamo a vedere il tempo per domani, sabato 19 maggio, dove ci sarà la
proprio la tappa numero, la tappa che sarà da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan, con ben 5, no, anzi, scusate, 4 Gran Premi della montagna. Superiore costa, cielo da poco nuvoloso con temperature in aumento. Sui monti proprio variabilità, con tempo migliore al mattino. Dal pomeriggio però aumento della nuvolosità, con la possibilità di qualche rovescio temporale, prima in montagna. Poi localmente anche in pianura e sul Carso. Sulla costa Borino di notte, brezza di giorno. Le temperature in pianura saranno da 10 a 13 gradi, massime da 22 a 25 gradi. In costa minime da 13 a 16 gradi, massime da 20 a 23 gradi. In 1000 metri 13 gradi, 2025 gradi la media. Vediamo il tempo per dopodomani, domenica 20 maggio. Dove ci sarà la seconda tappa che si gareggerà nella nostra regione, anche nel Veneto, ma quindi sarà dal Tolmezzo, quindi nelle Prealpi friulane, ad Sappada, nuova cittadina di montagna della provincia di Udine. Domenica 20 maggio, superiore costa cielo sereno o poco nuvoloso con bora moderata. Sui monti al mattino sereno sulle Prealpi e Carnia, nuvoloso sul Tarvisiano. Nel pomeriggio nuvolosità variabile e sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco. Quindi sarà sempre presente il tempo nel un pochetto nel pomeriggio nella parte della montagna, ma il Borino diciamo aiuterà la pianura e costa a pulirsi di questo brutto tempo. Le temperature in pianura saranno da 13 a 16 gradi, massime 24 a 27 gradi, in costa minime da 15 a 18 gradi, massime da 23 a 26 gradi, in 1000 metri 14 gradi, 2000 metri 6 gradi la media. Notizie invece per la prossima settimana, inizio della prossima settimana, cioè tendenza per lunedì 21 maggio. Di mattina poco nuvoloso nelle pervelature e bora moderata sulla costa. In giornata però aumento della nuvolosità ed in montagna non esclude qualche locale breve pioggia. In serata coperto. Le temperature in pianura saranno minime da 13 gradi in pianura e in costa le minime da 15 a 18 gradi, in pianura e costa le massime da 23 a 26 gradi, in 1000 metri 14 gradi, 2000 metri 5 gradi la media. Infine, la tendenza per martedì 22 maggio sarà un tempo decisamente brutto, cioè al mattino coperto con piogge sparse, da moderate a localmente abbondanti, in giornata variabilità. Con più scarette sulla costa, ma anche con qualche rovescio temporalesco. Le temperature in pianura saranno da 13 a 16 gradi, in costa minime da 14 a 17 gradi, in pianura e costa le massime da 19 a 22 gradi, in 1000 metri 12 gradi, 2000 metri 5 gradi la media. Quindi il tempo peggiorerà per martedì prossimo, ma spero che sia solo. Può darsi che anche mercoledì dopo, ma sono previsioni piuttosto incerte, non sicure. Bene, da Adunado Vigino d'Este R1 Stab Radio, vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo lunedì prossimo, come al solito, col TG regionale e Meteo regionale Friuli Giulia. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo, come avevo detto prima, lunedì. Da Marco è tutto. Ciao a tutti.